Amici, quello che andrete a vedere oggi è, come avrete letto dal titolo, il mega riassuntazzo di 9 e divertentissimi episodi della serie Hardcore che tanto vi è piaciuta e che ormai è finita da circa più di un mese e mezzo, appunto riassunti in un unico mega video. Quindi spero che vi piaccia, spero che soprattutto vi sia piaciuta la serie Hardcore. Vi ringrazio in anticipo per la visione e godetevi il video, ci sarà da divertirsi. Alla prossima. Vediamo dove siamo spawnati. Zona carica. Oh, pecora. Allora, sapete qual è il mio problema? Oltre ad aver già perso un cuore, perfetto. Il mio problema è il cibo. Vorrei trovare delle pecore. Ehi. Che bella, c'è pure la volpe. Cioè, non serve a niente. Però è carina. Ce la dimenticheremo. Cioè, vedete, siamo in una zona un po'... Gne. Allora, si sta facendo notte, ma noi non ci facciamo prendere dal panico. Oh mio Dio, sto finendo pure il cibo, dai. Non posso morire così. Mela. Oh, che succede, che succede, che succede? No, via, via, zombie. In effetti non ho pensato a farmi una casa. Vada via, si allontani che sto cercando di fare una casa, sto cercando di sopravvivere. Perché non me la sono fatta prima? No, 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 guarda, vabbè, niente. Quanti, da dove siete sbucati che un secondo fa non c'eravate? No, non voglio più giocare di notte, non voglio più giocare di notte. Blocca tutto. Ah, non potete entrare, non potete entrare, stupidi. Però ovviamente non possiamo dormire perché ci sono i moschi nelle vicinanze. Dannazione. Un pezzo d'oro. Un pezzo d'oro. Quindi stuc. E la fornace stuc. Oh, vedete che comunque come riparo non è niente, ma fa schifo. Yes, è esattamente ciò che cercavo. Un botto di ferro. Un botto, ma un botto di ferro. Poi dovrò coprirla al massimo. Però vabbè, per ora la lasciamo così. Non credo che ci piombi un mob dal cielo. Direi che in questo episodio andiamo in quella miniera che abbiamo visto l'altra volta e speriamo di trovare qualcosa di interessante. Diciamo che nessuno crede in me e soprattutto nell'uccisione dell'Ender Dragon. Ok, grazie, bravi. Ok, non credete. Ragnettino, non ti avevo visto mai. La foto alle coordinate le ho fatte. Sapete che non mi ricordo. Aspettate un attimo, va. Aspettate un attimo per sicurezza, come è giusto fare. No, no, no. Fotocamera interna. Ciao massa all'interno. No, volevo fare la foto alle coordinate. Ok, perché se poi ci perdiamo e non troviamo più casa, mi sparo, tipo. Io direi di non esagerare esplorando il nulla. Sono caduto. Dov'è casa? Ho già perso la strada di casa. Però voglio uccidere lo scheletro per le ossa. Tra creeper, scheletri, zombie, spromsi, spramsi. Anche no, grazie. Mi son perso come al solito. Dannazione. Casa. Home sweet fucking home. Che bello. Sì. Sì, esplodi, esplodi. No, esplodi. No, 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 addosso a me. Me l'ha lanciata addosso, ho fatto la wombo combo. Ma siamo matti? Ma siamo matti, quanta gente? No, no. Cioè, ma stiamo scherzando? Ho trovato uno smeraldo, Uno smeraldo e non ho trovato i diamanti. Un diamante per noi. Due diamanti. Vabbè. Aspetta, sotto c'è della lava, no. Perfetto, tre diamanti. Quattro. Cinque. Sei. Sei, yes! Oh mio Dio, stavo cadendo ancora! Quanta paura! Cioè, perché? Devo cadere, devo rischiare. Prendi, perfetto, altri dia... Cioè, is this jackpot? Non è successo niente, non è successo niente. Niente è successo, assolutamente niente. Copri, va? E non torniamoci mai più. Redstone. Lava! Stavo per fare una cazzata. Stavo per fare una mega cazzata. Raccolgo l'ossidiana per farmi il portale e proseguire nella serie. Abbiamo perso un pezzo. Oh, diamanti. Yes. Cioè, che delirio. Che delirio. Che delirio. Allora. Oh, altri diamanti. Ma what the fuck. Questo lo chiudiamo per sicuro. Oddio, da quanto buio. Quanto buio. Oh, guardate quanti. No, qua cade tutto. Allora, spacca e scappa. Ah no, non era l'argilla. Ah, perfetto. Ma cosa sta succedendo? Cioè, oh mio Dio, un altro smeraldo. Ok, perfetto, basta. Concludiamo così la puntata. Davvero, Master? Quando ti è mai capitata una cosa del genere? Mai. Non so quanto vi tengo di pezzi perché semplicemente devo scavar sopra. Le foto alle coordinate le ho fatte. L'episodio precedente, quindi dub per noi. Yes. E altro smeraldo. Ok, va bene, l'episodio parte molto bene. Sì, civiltà. Sì, sì. Dove minchia sono? Però civiltà.
Sì! Anzi, ma sapete che forse sono vicino a casa? Sì! Woohoo! Yes! Siamo sani e anche stranamente salvi. Yeah! Siamo tornati, che la roba è bella, che è pronta. Check! Ah, non c'ho spazio. Che figura di me. Ci facciamo una bella farm di pecore. Eia. Ah, salve signora pecore, è venuta lei da me. Venghi un attimo che le faccio vedere una cosita. Solo un attimo, non perdiamo troppo tempo. Ok, bravissima. E ora la rinchiudo qui per sempre. Venghino signori, venghino. Non c'entrava niente. Però mi era venuta in mente. Fa pure rima, non c'entrava niente, ma mi è venuta in mente la canzoncina della pecorina. Dovrei fare il DJ, non è vero? È la mucca più ballerina della storia. Non che abbia qualcosa da ridire, però è un po' inquietante. Guarda, è una mucca ballerina. No, Dio, lei non la voglio uccidere mai, gli voglio dare il nome. Le mucche fanno mu, ma una fa ma dai, c'è un villaggio qua in parte. Ma non ci credo mai. Mi sono bloccato. Io ho fatto un accampamento schifoso e qua in parte c'è un villaggio. Ma va te che imbecille che sono, va te che imbecille. Guardate qua che bello, guardate qua che bello avere dei villager come vicini di casa. Casa, nasa. Ma se io facessi così? No, che fallimento totale. Oddio, lì c'è un altro villaggio. Non ci credo. Non è vero. Non è assolutamente vero. E invece è vero. What? Cosa sta succedendo? Perfetto, questa sembra una caverna molto promettente. Benissimo. Sembra una caverna molto promettente, non c'è niente. Mettiamo i semi di barbabietola che sinceramente non mi interessano. Sono tornati, ok? C'è un luogo, un momento adatto per ogni cosa. E questo non è il momento. Cioè, tu vedi il loro villaggio e dici wow. Poi vedi la mia casetta e dici wow. Cioè, questo ti fa capire la differenza di costruzioni. Yes, prendi tutto. Sì, ora possiamo fare la farm. Sì, è il giorno più bello della mia vita. Ora non ci resta appunto che fare i, come si chiama i... appunto per andare a contornare il nostro buon amato tavolo per gli incantesimi. Anche qui non mi veniva in mente il nome. Ora dovrei avere i lapislazzuli. I lapislazzuli, che esatto sono quelli che sostanzialmente ci mancano di più. Vediamo, sì, incantiamo un panino. Vai, incantiamo il panino, cosa ci dai? Efficiency. Dannazione Minecraft quando sbaglia a mettermi le cose. Anzi, lo distruggiamo adesso. Biatch. Oh, comunque questa serie, ovvio ne dovevo sprecare uno, sta andando benissimo. Ma sono caduto. Dicevo benissimo. No, me ne manca uno. Oddio, il vetro che ho rotto mi manca, non ci credo. Anzi, lo distruggiamo adesso. Mamma mia, raga! Mi sei fatto cacare sotto, mi hai fatto cacare sotto. C'è uno zombie incastrato. Ti lascio lì, cosa credi? Stupido, stupido. Oddio, non ho preso il piccone di diamante. Quanto è difficile la vita da hardcoreista. C'è un'altra cavernita, vediamo cosa c'è, ma non dovrei esplorare senza il piccone. E finalmente ce ne andiamo nel Nether, cioè quanto stavamo aspettando questo momento? 6 ore? 7? 65? Probabilmente 65. Oddio, finalmente. Andiamo, sarebbe bello evocare anche il Wither, ma... zitti tutti, che stavo cadendo come un idiota. Non vedo fortezza all'orizzonte e la cosa mi turba un po'. Fortezza, fortezza, ezza. Voglio già tornare a casa. Ok, ci sono i tip. No. Ho finito l'acqua. Vabbè, casino totale. Scappa. La caverna è veramente gigante. Ma tipo gigante. Ho visto dei lapiscazzoli? Sì, ho trovato dei lapiscazzoli. Perché sì, si chiamano lapiscazzoli, cosa credevate? E ci prendiamo anche il ferro. Intendevo oro. Ma ci eravamo capiti. Perché mi serviva la fornace? 3 hours later. Ah no, ma in realtà la fornace non mi serviva, oddio che stupido, mi serviva solo la crafting per farmi questi e delle altre torce, 64 possono bastare. Yo bro, nessun diamante, interessante, sembra uno scavo sfortunato, dannazione. Yo, non farò mai il rapper nella mia vita. Dove siete diamantini, piccoli lilini? Dove siete diamantini? Dai, sbucate fuori, vi voglio raccogliere tutti. Signori,
Ho trovato i diamanti e anche i lapislazzuli, ma soprattutto i diamanti. Sì! Sì! Vedete che in parte alla redstone ci sono sempre i diamanti? Non è vero, una mia teoria appena inventata, però vedete? Yes! 20 diamanti. Addomestica, addomestica, addomestica. Sì! Siamo amici! Siediti! Alzati! Sì! Gli dovrei dare un nome. Vabbè, stai qui. Fai da controllore. Sì! Abbiamo addomesticato un cagnolino, l'episodio parte non bene, di più. Oh, c'è un tipo. No! Che cosa tocchi il mio cane? Cosa? No, lo ammazzo. Io questo. Sei un deficiente, è morto il mio lupo. Salve. Sto dormendo sotto il culo di un maiale. Letteralmente. No, c'è un creeper dietro. Perfetto. Mettiamo l'acqua che esce. Morite tutti, morite tutti. Tutti dovete morire. Ok, panico, panico. Vai le sberle, yeah. Ciao Widerato, ciao, ciao Widerato, è stato bello, ciao. Amici, siamo spawnati sempre col solito maialino che ci osserva in modo molto creepy, sempre nella solita casa, tra molte virgolette, e tipo tutti mi avete detto, Master, fatti una casa, altrimenti finisce in tragedia. Ce ne partiamo così a piedi, sarà un lungo viaggio, signori, ma lungo, ma proprio di quelli lunghi che dici, vabbè, basta, cioè quando tipo siete in macchina e continuate a dire ai vostri genitori, siamo arrivati, ecco, il viaggio sarà tipo lungo così. Oh, attenzione, ci sta facendo già tornare indietro. Dio, ma sapete che mi sa che davvero si è spawnato in parte al portale. No, fuori di testa. No, non c'ho le torce. Cioè, siamo spawnati in parte a due villaggi, in parte al co... No, cioè, non ha senso, questa cosa non ha totalmente senso nel cervello, So che sono scemo, no, in realtà volevo dire so che sono sceso, però sono anche scemo. Ci facciamo un bel giretto, minchia, un bel giretto, fra. Ok, si dirama anche per di qua. Oddio, stava succedendo il casino, No, scusate. No, io sti cose che sì, io proprio, Li odio. Secondo voi trovato. Oh, che spavento i silverfish. Tech. Ah, già, devo fare la foto alle coordinate, vero, per poi me le perdo, mi metto a piangere, vabbè, sappiamo tutti come va a finire. Oh, faccio la cazzata? Cazzata! Maialino. Sì, però guardami, maialino, cosa metti la testa nel muro? Lo so che stai piangendo anche tu, ma non far piangere anche me, maialino. Purtroppo dobbiamo dirgli addio. Addio, casettina che non è mai stata modificata. Addio, costruzione alquanto strana, però comunque efficace. Addio, mucchettine, vi ho sempre voluto bene. A voi pecore un po' di meno, a voi mucchettine un po' di più. E addio, farm di pesca, sei stata fondamentale a potenziarci tutte le armi. Ma soprattutto, signori, diciamo addio a questa zona e a questo seed, che tra l'altro, se lo trovo, ve lo metto in descrizione, che appunto ci fa sbucare direttamente sopra il portale. Ok, perfetto. Mi sa che ho sbagliato qualcosa. Torniamo su. Ah, era questo il buco. Ah, ok. Sì, signori, era decisamente questo il buco. Mi sono spezzato le gambe. E ok, abbiamo tutto, signori. Iniziamo. Sono veramente emozionato. Vai. Sì, ti prego. Sì. Oh mio Dio. Mangia gli in faccia mentre esplode. Sì, abbiamo ucciso il drago. Come posso prenderlo? Col piccozzo? È andato? È morto? Oh no, guardatelo qua. Mi butto. We are the champion, Master. Bam, bam, salta. We keep on fighting till the end. Bam, bam, bam. We are the champions. We are the champions.
Bene signori, io dopo una sistematina veloce di capelli vi ringrazio per la visione, spero che questa serie ed episodi, ma specialmente serie, vi sia piaciuta, piaciuti, avete capito. Consigliatemi nei commenti altre serie, altre cose da iniziare su Minecraft, mentre per gli altri giochi ci penso io. Vi ringrazio per la visione, in caso vi invito a guardare tutta la serie, la playlist che è denominata Hardcore nel web. Io vi do appuntamento domani alla solita ora, però alle 2.45, con un nuovo video. Ciao! Abbiamo battuto l'Ender Dragon al primo tentativo. Bravo, Mas!